Benvenuti in un nuovo episodio di Forza Horizon 5, serie dove prendo un'auto che già di serie ha qualcosa da dire, ma con qualche modifica, senza stravolgere più di tanto la sua essenza originale, la converto in qualcosa di più gustoso. Nel primo episodio abbiamo visto una Ford Puma trasformata in un'auto a trazione posteriore con un motore 1.8 turbo da 320 cavalli. Nel secondo episodio ho avuto tra le mani uno dei miei sogni fin da quando vidi il mio primo Fast and Furious, la fantastica Mitsubishi Eclipse di Brian. Pompata a 400 cavalli ed installato un kit estetico più livrea Fast and Furious, in pura essenza tamarra. E ora sono pronto per il mio terzo progetto, un'auto da drift. Che intendi per drift? Adesso è tutto chiaro. Nissan 350Z. E allora un saluto da Mapo, amici miei. Come avete capito, questo episodio sarà dedicato a una Nissan 350Z trasformata più o meno in un'auto da drift. Come mi è venuta questa idea? Grazie a questa macchinina che ha mio figlio. Cioè, in realtà voi dovete sapere che mio figlio queste macchinine ce le ha perché io vado a fare la spesa, vedo i giochi, dico non si merita un regalino, vedo davanti nello scaffale un pacco da 5 di macchine di Fast and Furious, è tuo, cioè è già tuo, te lo compro, sei un bravo bambino, te lo meriti. Ci siamo allora, andiamo al festival a comprare questa 350Z. Vi ricordo che gioco con pad Horizon, ma vedremo anche un po' di volante in qualche situazione. Eccoci sulle Nissan. Sì, ci sarebbe la 370Z che è un'auto, quella più nuova, anche più bella, ma Fast and Furious, il Tokyo Drift, l'auto di DK, era la 350Z, la Fair Lady Z, qua si chiama, del 2003. Io direi di partire col rosso. 35.000 bucce, che non sono poche. Facciamoci subito un giro nella sua versione stock, capiamo un po' com'è. Beh, da vedere è carina anche stock. Io non so, più cresco più mi innamoro delle auto di serie. Ha un alettone abbastanza piccolino che noi ovviamente intamarreremo a dovere. I cerchi sono già abbastanza grossi ed è molto molto compatto. Ovviamente guida a destra, puro stile Japan. Sentiamo il rombo. Non me l'aspettavo così tanto. Sono molto scorreggione le marmitte di serie. Bella. Oh, scanna già abbastanza di serie. Poi vediamo quanti cavalli ha. Oh, ma come tira la terza 165 anche. Tutto originale adesso, vediamo. Qua, questa curva gomito. Insomma, non l'ho controllata come si deve. Gioco fatto benissimo. Poi premesso, io non è che sia un fenomeno a driftare, ci provo, insomma, faccio un po' ridere. Però prima un girettino col volante me lo voglio fare. Beh ragazzi, com'è rauca da dentro, proprio metallica. Bella, molto godibile anche di serie. Come scala. Andiamo a pomparla immediatamente. Prima cosa voglio dedicarmi all'estetica e ho intenzione di farla come quella di DK, quindi nera, nero a grigio con qualche aerografia, palettone bello importante. Vediamo se c'è qualche body kit o qualche insomma pezzo singolo. Partiamo dall'alettone, eccolo qua, questo qui se non sbaglio è il Nismo identico. No, allora questa riproduzione qui delle Hot Wheels in realtà c'ha un alettone un po' più alto, quello della Hot Wheels è più somigliante alla versione Forza. Se no vediamoci, questo qua è super alto, tamarrissimo. Mettiamoci il Nismo. Scendiamo subito sotto, abbiamo solo una scelta al paraurti Nismo, mamma mia. Paraurti anteriore Nismo, minigonne. Beh, già da vederla così, sentiamo il sound. Vabbè, il sound è lo stesso però, è più cattiva. Ah, intanto ecco, 287 cavalli, motore 3.500, questo è un V6 molto cattivo, peso 1.500, avrei detto anche qualcosa di meno, poi vedremo di alleggerirla. Trazione posteriore, pneumatici da derapata. Come larghezza, allora nel drift io adesso potrei dire grandi cazzate, però proviamo a vedere. Allargherei tantissimo le ruote davanti e lascerei strette quelle dietro, in modo che sbandino bene ma che davanti ci sia un sostegno dall'anteriore. Davanti ci mettiamo le 255 che vedete sotto,
Dietro si potrebbe fare il massimo della larghezza è questa, mi vado di serie, 245, cerchi sono da 18. La scelta dei cerchioni la vediamo poi e distanzierei anche un po' le ruote sempre anteriori, quindi facciamo le belle larghe, così. Invece dietro le lascerei abbastanza dentro, anche se non sono bellissime da vedere. Ogni tanto devo scasare. Gli ammortizzatori ci sono quelli, eccoli qua, da sbandata, che vedete che la macchina si abbassa, ma si abbassa molto l'anteriore. È giusto così, perché l'anteriore deve puntare per far scodare il posteriore. Poi magari lavoreremo anche sull'altezza per aumentare questa differenza. I freni in realtà non ci interessano più di tanto, però un minimo glieli metterei elaborati. Invece il peso sì, voglio togliere più chili possibili. Quindi 1243, non male. Arriviamo alla parte più gustosa, il motore. Non ci voglio andare piano come le altre due auto, quindi passiamo subito a vedere che tipi di motore offre la casa, nonché il 3500 V6 mi dispiace. Abbiamo un 3200 i6, che mi darebbe più cavalli, ma non mi ispira. Beh, cazzo. 6200 V8. Però non è il caso, ragazzi. Madonna, che bestia. Ci penso. 2006 i6 Twin Turbo, credo. Mi chiama, che motori c'ha? 3008 V6 Twin Turbo. Tanti cavalli, ma come sound non mi ispira. 3000 i6 Turbo Racing, più 518 cavalli, sentiamo. Difficile scegliere. No, niente ragazzi, mi piace troppo il sound di questo 2006 i6, quindi in linea 6 cilindri twin turbo, vediamo. Il volumetrico non si può mettere perché questo è un twin turbo, quindi doppia turbina. Incominciamo ad alleggerire i giri del motore, mettendoci subito un volano, l'alleggerito. Poi voglio un albero a camme super modificato da gara per aumentare i giri. E questo in teoria aiuterà quando sei in sovrasterzo, che magari dovresti cambiare marcia, ma con un albero a gambe un po' più allungato ti allunga la corsa e ti tira di più la marcia, te la tiene in coppia, senza far entrare eccessivamente il limitatore, credo. Allora, 2006 non mi piaceva come cilindrata, un po' troppo debole, vediamo quanto si può allargare. Un 3000, beh, per me va bene. Guardiamo un po' il turbo. Mamma che versi. Magari metterci un filtro da gara. Sentiamo il sound. Ok, si sente un po' più di cuposità. Mi piace. Con tutti questi cavalli servirà una frizione migliore indubbiamente. Il cambio, cioè quello da derapata a 4 velocità, lo voglio provare. E direi che un buon differenziale da derapata non è affatto una brutta idea. Parlavamo prima dei cerchi, metterei questi qua dalla Work, non mi dispiace. Una bella Tamari, poi li ingrandiamo un po', facciamo 20. È arrivato il momento di pagare. Andiamo a vedere il conto. 81.100 più 35.000 di macchina, siamo a 116.100 se non ho sbagliato. Un sacco di soldi, ma fa niente. L'auto passa da 287 cavalli a 637, ragazzi. Come anteriori, belle sgonfie in modo da fare più aderenza possibile e posteriori gonfissime. Un po' più di convergenza positiva per renderla più reattiva. Smolliamo un po' il posteriore, alziamo tanto il posteriore come altezza da suolo. Differenziale per ora proviamo accelerazione 85%. Dai, facciamoci un giro, vediamo come si comporta. Qua in mezzo al paesello, così. Scateniamo i 600 cavalli. Madonna. Ma cos'è? Ma che mostro è? Alt. Ma questa scalcia. No, adesso la provo col volante. Un po' difficile col... Madonna. Piano, piano, piano. Ma... Non è semplice col volante. No!
no, col volante è proprio un'altra cosa, è difficilissimo. Col volante è complicato parecchio, ragazzi. Come fatto per l'Eclipse, andrò a cercare una livrea già fatta di DK. Ed eccola qua, DK Tokyo Drift, fatta da John KM, che c'ha questo bellissimo cane, in copertina. E direi che il ragazzo ha fatto un ottimo lavoro. C'è solo un posto dove provare come si deve questa macchina. Vi ci porto subito. C'è un motivo se ha scelto questa strada. Perché in salita si va più piano? È l'unico ad essere arrivato in fondo. Via allora con questa prova di drift in cima al monte. È cattivissima, ragazzi. Ah, sfiamma anche. Bella, bella, bella. Meglio, meglio così, meglio. Devo allargare, devo farci la mano. Troppi cavalli. Però dai. È driftabile. Mamma mia, il palo glielo ripaghiamo dopo al comune. Mamma mia, che rilascio che c'ha. Spettacolare. Fermiamoci un attimo. Che dire, ragazzi, la macchina mi piace un sacco. È ora di portarla in gara. Non farò una gara di sbandata, ma farò una gara standard guidandola in maniera da drift. Chiaramente abbasserò il livello, sennò potrebbe diventare un po' troppo difficile. Partiti come fulmini, allora. Fulmini di traverso questa gara, che non è una gara da drift, è una gara sprint, ma che io affronterò in modalità drift contro questi avversari. Livello è il minimo, ragazzi, proprio livello turista, quello basilare. Ma loro possono andare dritti, invece andrò di traverso. Belle macchine anche le loro, ovviamente. Attenzione che mangia paninato. Vedo molte Nissan Silvia. Un NSX davanti. Così, una prova un po' insensata. Questa è una Sagaris TVR. Spingiamola. Sorpasso di traverso. Mamma, che figata però driftare così. Vado a sbattere, forse mi salvo. Ho bruciato il paraurti. Ho eliminato i danni estetici dalla mia perché avrei portato a casa un rottame. La sponda sporca l'ho fatta. Siamo su Horizon d'altronde. La macchina urlante, ragazzi. Per il drift è molto divertente. Forse qualche cavallo in meno andava anche meglio. Dovrebbe essere tutta su asfalto questa gara. Meglio, perché sullo sterrato farei un po' fatica. La terza è ancora un po' deboluccia, se si mette sotto coppia. Sfiorato, paraurti da lettone. Andiamo a riprendere l'NSX. Mamma, che rilascio, ragazzi. Oh, Skyline che si mette davanti così. Tiriamo giù i lampioni. Lampioni attaccati come se fossero liquirizie. Bella anche l'RX7. Per gli occhi è un gioco meraviglioso questo. Super traverso. Siamo all'80%. Tiriamola un po'. Mamma, che figata. Curva gomito.
Vediamo se riesco a vincerla, perché siamo sul finale. Attraverso. Forse sì, no, secondo. Rated va a vincere. Che mostro! Ragazzi, che spettacolo è questa 350Z versione Tokyo Drift. L'abbiamo trasformata da 270 a 637 cavalli, un motore che è diventato un 3000 con 6 cilindri in linea rispetto al 3005 V6, che potrebbe sembrare più deboluccio, ma in realtà non lo è. Sound pazzesco, doppia turbina, un motore che va a palla in un istante. Era un progetto stupido, ma era un modo per divertirmi e dare un qualche senso a Horizon, che ci sto giocando effettivamente poco, e quando lo faccio giusto per fare questi progettini così e divertirmi un po' con le elaborazioni, come facevo una volta col caro Forza Motorsport 7. E a questo punto adesso a chi tocca? Fatemi sapere nei commenti quale auto di Forza Horizon, ma ci sono quasi tutte, vorreste vedere in qualche modo modificata da me, e io vi farò un video al più presto possibile. Saluti da Mapo, a presto, ciao!